Ciao gente, benvenuti in un nuovo video. Oggi parrucca nera. Sapete che non so se poi ci sto così bene con il nero. Certe volte penso che non lo so, mi appiattisce un po', cioè mi indurisce un po', quindi non credo che tornerò proprio nera nera, però questa parrucca è molto carina. Devo dire che avere i capelli lunghi così dopo un po' dà fastidio, cioè nel senso che si impigliano dappertutto, quindi non lo so, a me il capello piace lungo fino a un certo livello, quando diventa troppo lungo dà fastidio. Comunque, volevo fare un po', diciamo, il quadro della situazione degli ultimi eventi. Non so se avete visto i casini, si può dire su YouTube, comunque, quello che sta succedendo in Italia. Oggi vi dico la mia opinione in merito. Ho visto quindi tutte le proteste, ho visto che cosa è successo in tutte le piazze. Me lo aspettavo. Me lo aspettavo perché, come vi dicevo, io a volte sogno le cose prima. Io ho sognato una guerra civile prossima. Adesso vabbè, non voglio spaventare nessuno, per carità. Non voglio mettere. Non è mia intenzione mettere ansia o panico. Però avevo sognato una guerra civile prossima. Però non adesso. Cioè, come data avevo sognato tra il 21 e il 22. Però mia sensazione personale, quindi prendetela con le pinze. Niente, devo dire che. Che cosa ne penso di queste proteste? Allora, non riesco a essere né tutta d'accordo né tutta in disaccordo, a dire la verità, perché io comprendo l'odio, la rabbia del popolo e lo comprendo. Quello che mi stupisce è che si sono svegliati adesso, quando io avrei fatto le proteste nel 18 già, comunque. Quindi io comprendo tutte queste sensazioni perché quando non ci sono i quattrini non si vive. E su questo sono d'accordo. Però devo anche dire che secondo me stare tutti ammassati così adesso con il Covid non so quanto sia stato saggio, ragazzi. Su questa cosa non condivido. Avrei fatto proteste in un'altra maniera. Ovviamente mi dissocio da tutti quei comportamenti vandalici che ho visto. Poi vabbè, sapete, io sono di Torino, anche se non sto vivendo a Torino, però vedere via Roma devastata in quella maniera non è che sia tanto bello. Quindi per me la manifestazione fatta con atti di vandalismo, no, non approvo assolutamente. Per me è assurdo dire che si difendono i commercianti andandogli a distruggere i negozi e i commercianti rubandogli la roba, ecco, per me. Non ha senso. Non ha il minimo senso, quindi questa cosa secondo me è sbagliata. Certamente, il governo ha fatto gravi errori, come vi dicevo già nell'altro video, quello precedente. L'estate è stato un errore, abituare le persone, anzi lasciarle libere di fare quello che volevano, è stato un errore perché non si sono educate al cambio che c'era nel mondo, perché comunque il mondo è cambiato, ragazzi, e non sappiamo e non sapremo se tornerà come prima, oppure dovremo adattarci noi, perché nella storia spesso e volentieri il mondo è già cambiato, non è la prima volta che capita un cambio di rotta. E le persone si devono adeguare. Non è né la prima né l'ultima volta, quindi non si può ancora sapere questo. Però è stato un errore abituare le persone a fare la vita di prima subito. Come vi dicevo, con le vacanze, nessun controllo, è stato deleterio. Lì il governo ha sbagliato. Altro errore che ha fatto ovviamente riguarda il quattrino, perché se tu prometti alle persone a marzo-aprile i soldi, poi gli devi dare questi soldi.
Altrimenti aspettati odio, mi sembra abbastanza ovvio questa cosa, che poi secondo me i soldi li hanno, perché cioè comunque gli stipendi alti loro li hanno, quindi i soldi ci sono, non è che non ci sono. Io sono convinta che se il popolo avesse avuto il quattrino sarebbe stato più calmo, giustamente. Anche tutta la parte delle tasse, cioè se uno non guadagna non gli devi chiedere le tasse, anzi mi dovresti dare tu soldi. Quello è paradossale, che chi ci governa chiedeva tasse o dava prestiti per pagare le tasse che poi devi ridare addirittura. Questo per me è assurdo. Stessa cosa, cioè questo vale per tutte le categorie, quindi non sto parlando solo di quelli che protestavano ieri, ma tante categorie. C'era veramente da elargire il quattrino, quello è stato quindi un grave errore, quindi io comprendo la rabbia della gente che secondo me covava già da anni, non è una questione fresca. Adesso la goccia ha fatto traboccare il vaso, ma l'odio c'era già da tanto tempo. Però non condivido il fatto di fare proteste tutti ammassati e di fare atti vandalici. Questo secondo me è sbagliato, perché ci si dà la zappa sui piedi da soli. Secondo me questo farà aumentare i contagi pure. Quindi è sbagliato. Cioè la gente dovrebbe imparare a protestare. La gente ha dimenticato come si fa la protesta vera. Quindi, ripeto, non sono né completamente in disaccordo né completamente d'accordo su quello che è successo, me lo aspettavo però, ma credo che momentaneamente queste cose verranno assopite e la parte peggio verrà il prossimo anno. Secondo me da ottobre 2021 all'inizio del 22 potrebbe venire qualcosa. Però prendetela sempre come opinione personale. Io invito sempre le persone a risparmiare quanto più possibile il denaro adesso, anche se poi ci saranno le feste natalizie. Non credo che sarà l'anno di fare troppe feste, di sperperare troppo, non credo. A parte che l'umore... Io capisco che le persone vogliono distrarsi per non pensare, giusto, però anche fare troppo casino quando c'è una situazione che non è buona per il paese, ma per il mondo, secondo me è fuori luogo. Vabbè. Invito comunque le persone sempre a valutare scelte alternative, quindi... Lo so che molta gente pensa che protestando otterrà cose da chi ci comanda. Io non voglio disilludere nessuno, però secondo me aiutati che il cielo t'aiuta. Chi fa da sé fa per tre, non so, mettete altri proverbi qua sotto se volete, però io fidarmi dei governi non lo so. Non lo so. Secondo me è buono anche trovare sempre soluzioni alternative, so benissimo che spesso non è facile, non è che vi dico che è facile. Evitate alcune categorie che adesso sono veramente le peggio, come il turismo, la ristorazione, tutte quelle categorie. Io non le farei. Puntate sempre su cose alternative. Organizzatevi per quanto più possibile con tutto ciò che è anche virtuale. Secondo me sarà importante, tutte le persone che si adegueranno a tutto ciò che è internet, ok, soprattutto per un breve periodo. Secondo me invece il futuro, quindi andiamo più avanti. Io sono una classica persona che non vede mai soltanto che cosa succederà tra un mese. Io, di indole, tendo sempre a dire cosa succederà tra 3-4 anni, 5-10 anni. È più forte di me, lo faccio da sempre. Io credo che ci sarà un ritorno a professioni dimenticate quasi. Non escludo nemmeno lavori
veramente semplici, ragazzi. Quindi, momentaneamente, tutto ciò che è informatico, tutto ciò che è collegato ai computer. In futuro non è da escludere anche agricoltura e tutto ciò che è, tra virgolette, vecchio stile. Non so come dirlo, vecchio stile. Cioè io farei, punterei su queste due cose. Se dovessi dare un consiglio alle persone... Oddio, io mi prenderei una casa non in città, cioè io comincerei a abituarmi anche a una vita semplice. Abituatevi anche a una vita semplice. Usate questo tempo per abituarvi anche a rinunciare al superfluo. Perché è sempre utile, ragazzi, nella vita. Non si può mai sapere, secondo me. Prepararsi a ogni eventualità ti fa tipo come si dice, un allenamento, e quindi se succedono poi cose sei preparato. Non è un cattivo suggerimento, secondo me. Quindi è il momento anche di risparmiare, ma anche di provare il più possibile a essere autonomi, anche a farsi tante cose da soli. Secondo me non è una cattiva idea, è un buon consiglio. Che altro dirvi? Comunque dovete mantenere sempre un atteggiamento alto, perché comunque essere troppo negativi non fa bene nemmeno alla salute. In questo periodo importante, comunque, mi raccomando, non credete ai negazionisti che dicono che il Covid non esiste, quelle cose lì allucinanti. Proteggetevi sempre, tutelate anche le altre persone, perché comunque tutti facciamo parte del popolo. Cioè, quello che non mi è piaciuto vedere anche nelle proteste è il fatto che si vedeva quasi popolo contro popolo, cioè quando la gente se la prende anche con la polizia. È sbagliato, ragazzi, perché è come se noi ce la prendiamo con una fetta di popolazione che potrebbero essere i vostri figli, i vostri fratelli, i vostri genitori. Qua siamo tutti sulla stessa barca in questo momento, e ci vorrebbe invece proprio l'unità. Per la prima volta l'uomo dovrebbe smetterla di legarsi ai preconcetti, alle simpatie, alle antipatie, ma dovremmo essere molto più uniti per uscire fuori tutti da questa situazione che danneggia veramente tutti. Adesso non c'è una persona che veramente non è toccata da quello che stiamo vivendo, perché tutti, bene o male, siamo danneggiati. Chi per il lavoro, chi per le relazioni, per tutto, cioè per qualsiasi cosa, veramente. Adesso non posso fare alcuni esempi, sennò poi YouTube mi censura, però veramente da un estremo a un altro, chiunque è danneggiato da questa situazione. Adesso mi sarò sporcata di mascare. Quindi ci vorrebbe veramente molta più unità tra il popolo, tra le persone. Non so se succederà, perché sarebbe troppo bello per essere vero, però me lo auguro. E niente, comunque tutelatevi, mi raccomando, la salute, non scherzate su queste cose. Bisogna essere né ottimisti né pessimisti, ma realisti, vedere veramente le cose come accadono e cercare di non peggiorare le cose. Cioè, bisogna uscire fuori dal casino, ma senza peggiorare ancora di più la situazione, altrimenti è una cosa a catena, e se è una cosa a catena non ne usciremo più.
Niente, scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate, se anche voi siete rimasti comunque colpiti da quello che abbiamo visto in questi giorni, che cosa pensate che succederà. E niente, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video.